Ciao, oggi sono qui con Luca Mercalli e per parlare di un tema molto importante che è quello del nostro pianeta, della salvaguardia del nostro pianeta. In molti di voi sono ancora un po' scettici sul fatto che il futuro sarà elettrico e quindi il riscaldamento delle case, quindi lo spostamento con l'automobile elettrica e quindi l'accumulo attraverso le batterie e così via. E con l'occasione appunto ho voluto fare due chiacchiere con Luca Mercalli e farci spiegare il suo punto di vista e capire qual è, a suo parere, il futuro del nostro pianeta. Con l'occasione, regalo anche il mio libro sulle pompe di calore, un'occasione, insomma, per approfondire il tema delle pompe di calore. Guardate, il problema del cambiamento climatico è attivato dalle emissioni di CO2 provenienti dai combustibili fossili, il carbone, il petrolio e il gas. Noi bruciando questi tre combustibili ormai da quasi 200 anni dalla rivoluzione industriale, abbiamo cambiato la composizione chimica dell'atmosfera e abbiamo attivato il riscaldamento globale, cioè un aumento delle temperature dell'intero pianeta che sarà tanto più grave quanto più continueremo a bruciare questi combustibili fossili. Quindi la soluzione per ridurre l'aumento della temperatura del pianeta, peraltro richiesta dall'Accordo di Parigi, che è un accordo internazionale promosso dalle Nazioni Unite e firmato nel 2015, ci chiede di ridurre tutte le fonti di emissione passando alle energie rinnovabili. E allora qui sta il punto. Poiché le energie rinnovabili sono idroelettrico, solare fotovoltaico, solare termico, eolico e biomasse, la maggior parte dell'energia che viene prodotta dalle fonti rinnovabili, cioè l'idroelettrico, il solare fotovoltaico e l'eolico, è elettricità. Ecco perché il vettore elettrico diventerà privilegiato, perché andrà a sostituire anche una parte di quell'energia primaria che oggi viene prodotta invece bruciando qualcosa, bruciando carbone o petrolio o gas. Tutto quello che noi riusciremo quindi a trasformare in elettrico avrà il vantaggio che potrà attingere immediatamente alle fonti rinnovabili. Problema per ora da risolvere è proprio l'accumulo. Le fonti di rinnovabili sono intermittenti, tranne l'idroelettrico che possiamo stoccare nei grandi invasi, ma il solare fotovoltaico e l'eolico ci sono quando splende il sole e quando soffia il vento, e spesso ciò non coincide con i nostri picchi di domanda. Quindi, da un lato, la ricerca scientifica e tecnologica deve sviluppare nuovi metodi di accumulo dell'energia. Li conosciamo in parte, li abbiamo già, ma sono o troppo costosi o troppo impattanti. Le batterie al litio sono quanto di meglio oggi noi conosciamo per accumulare elettricità, ma possiamo usarle soprattutto per usi molto particolari, come la mobilità, che è una macchina elettrica e per forza dobbiamo stoccare energia in quel modo, o tutti i vari telefonini, computer che abbiamo, che hanno bisogno di piccole batterie e devono essere trasportabili. In casa nostra, invece, secondo me, siamo ai primi passi dell'accumulo. Perché? Perché in una casa, o peggio, sulla rete elettrica generale, le quantità di kilowattora che dobbiamo stoccare sono enormi e quindi occorrono le batterie molto grosse, che sono costose e nel tempo non sappiamo ancora quale sarà la durata effettiva. Ecco che dunque direi, in un mondo in divenire, cominciamo a sviluppare una visione di futuro che punta all'elettrico sia nella produzione sia negli utilizzi. Nel frattempo, mentre facciamo questo salto, questa transizione tecnologica, investiamo nello sviluppo dei metodi di stoccaggio. Vi cito quello che potrebbe essere interessante in futuro se si risolvono certi problemi: il vettore idrogeno. L'idrogeno può essere prodotto con l'eccesso di energia fotovoltaica o eolica quando non la usiamo per altri fini e poi può essere consumato quando ne abbiamo bisogno. Il problema dell'idrogeno è che è un processo estremamente raffinato in termini tecnologici, l'idrogeno è esplosivo, è difficile da stoccare, è una cosa che in sostanza funziona molto bene in un laboratorio, ma io ancora nella mia cantina
non lo metterei. Tuttavia, già oggi possiamo fare un sacco di cose con l'elettricità attinta anche da autoproduzione. Il bello dell'elettrificazione che ci permette in molti campi di essere protagonisti della nostra produzione energetica sul tetto della nostra casa. E non schiavi di altri. L'Europa si sta muovendo molto bene sul discorso elettrico. Una panoramica italiana, come siamo messi? Siamo indietro? Siamo al passo? L'Italia è messa, direi, molto bene da un punto di vista delle fonti rinnovabili, perché può puntare su tre elementi. L'idroelettrico storico, essendo un paese montagnoso, fin dalla fine dell'Ottocento e inizio Novecento si sono fatti grandiosi investimenti di invasi idroelettrici e quindi possiamo contare già su un 17% della produzione elettrica che arriva dall'idroelettrico storico e dagli ultimi investimenti che sono stati fatti di recente. Fotovoltaico. Abbiamo molto sole, siamo un paese del Mediterraneo e quindi grazie al conto energia promosso dopo il 2005 abbiamo fatto un'ottima scalata verso il fotovoltaico e siamo il terzo paese al mondo per potenza installata. E anche sull'eolico ci siamo difesi bene perché fortunatamente nelle zone costiere, che in Italia sono tante, il vento è ottimale, quindi l'eolico si è concentrato soprattutto al centro-sud, nelle aree di costa e nelle aree appenniniche. Quindi attualmente noi produciamo in Italia, aggiungendo anche le biomasse, cioè in particolare il biogas da agricoltura e da reflui, abbiamo circa il 37-38% di energia rinnovabile sulla rete elettrica. Ricordiamoci che poi c'è anche l'altra energia, quella che usiamo per scaldarci, quella per i trasporti, quindi sembra tanto il 37%, ma è solo sulla frazione elettrica. Via via che la penetrazione dell'elettricità andrà a soddisfare anche i trasporti, quindi prendendo le auto elettriche, andrà a soddisfare il riscaldamento, quindi le pompe di calore, allora dobbiamo essere bravi a aumentare la produzione di rinnovabili, altrimenti quel 37% lo vedremo poi ridursi. Chiaro. Ma direi che in Italia abbiamo tutte le premesse per fare un buon lavoro. Il problema italiano sono le contraddizioni. Noi siamo un paese dove abbiamo punte di eccellenza e punte assolutamente di arretratezza o di vincoli burocratici assurdi, e questo affatica e rallenta l'acquisizione di questi obiettivi. Chiaro. E sulle pompe di calore, questa fantomatica scatola nera che sembra la novità del secolo, quando in realtà da decenni che viene prodotta, questa possibilità di riscaldare casa, di riscaldare l'acqua con l'elettricità, tu come la vedi? Ma io la vedo molto bene perché ne sono un felice utente da anni. È vero, le pompe di calore esistono da decenni negli Stati Uniti, in Scandinavia. Io le pompe di calore le avevo già viste negli anni 80, quindi è soltanto una moda che in Italia è arrivata tardi. Una moda corretta, perché la pompa di calore è uno strumento molto efficiente. Io ho iniziato a esplorare la possibilità di riscaldare la casa con la pompa di calore alla metà degli anni, diciamo attorno al 2010, proprio perché l'ho accoppiata all'impianto solare fotovoltaico. Okay. Attualmente sul mio tetto ho 8 kW di fotovoltaico, e ne avrei messi anche di più, ne ho 8 perché ho esaurito il tetto, non c'è più superficie, e uso gran parte di questa elettricità proprio per far funzionare una pompa di calore aria-acqua, quindi senza geotermico, perché molti pensano che la pompa di calore sia solo geotermica, che effettivamente è più impegnativa da un punto di vista della realizzazione. Io la consiglio geotermica per grandi complessi, un supermercato, un'industria, ma per un'abitazione privata, ben isolata ovviamente, dove si sia riqualificato l'involucro, nel clima italiano l'aria acqua può dare tantissime soddisfazioni e riesce ad avere un COP, cioè un coefficiente di prestazione molto elevato. Su 10 anni ormai di utilizzo io ho un 4 medio stagionale, vuol dire che metto un kilowattora quasi tutto fatto dal mio tetto e ne ottengo 4 termici. Mica male come rendimento finale.
spendo molto meno rispetto al gas. Con la coibentazione di casa, ovviamente, sono sceso al 20% di consumi rispetto a quello che esigeva l'abitazione prima. Spendo 200 euro all'anno per scaldare una casa di quasi 100 metri quadrati. E buona parte di quei 200 euro sono il calcolo dei kilowattora effettivamente usati, ma se vado a guardare le ore, un pezzo di quei 200 euro in realtà li ho prodotti sul mio tetto, tutte le giornate soleggiate in cui la pompa di calore lavora nelle ore soleggiate. Poi è chiaro che c'è la giornata nuvolosa, c'è la notte, e quindi una parte di quella energia la attingo dalla rete. Ma è una grande soddisfazione pensare di far funzionare questo dispositivo senza fiamma, che non produce fumo, esatto, e che lavora attingendo l'energia dall'aria circostante e me la porta nel riscaldamento a pavimento, di cui gran parte è ottenuta dall'energia prodotta sul tetto. L'altro surplus energetico lo uso per caricare l'automobile elettrica. Quindi posso dire che il tetto di casa mia, che produce circa 10.000 kWh all'anno, mi sostiene i consumi domestici, la lavatrice, la lavastoviglie, il computer, il riscaldamento e pure la mobilità, o almeno una bella fetta di mobilità. È una gran bella soddisfazione che dà il senso dell'autosufficienza, dell'autonomia energetica, e poi ha come vantaggio collettivo il fatto di non emettere CO2, e quindi questo va perfettamente a chiudere il cerchio, perché ho un vantaggio personale ma anche un vantaggio per la collettività, dove il mio contributo è quello di non peggiorare la situazione climatica per noi stessi, per i figli e per i nipoti. Quindi una scelta coerente e veramente interessante. Io con questo ti ringrazio, perché mi interessava anche un punto di vista da un scienziato per quanto riguarda, e non solo dal punto di vista ingegneristico, ma soprattutto da utente, perché questa è la cosa migliore, provarlo. E quando lo si prova si capisce che tutte queste nuove idee sono fondate e le possiamo applicare tutti. Chiaro. Bene, ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video.